classico è sempre contemporaneo, per cui si declina soprattutto in questi termini, ma anche per quella che è la visione che hanno i nuovi registi di quelli che sono appunto quelle che sono le opere del nostro patrimonio culturale teatrale. Quindi partiamo appunto dalle origini fino ad arrivare al Novecento, al 2000, quindi siamo molto molto contenti anche della risposta che abbiamo avuto quest'anno, che abbiamo anche una settimana in più di programmazione, siamo stati bersagliati, praticamente riempiti di proposte e siamo stati anche in difficoltà a doverle scegliere. Ci saranno 5 spettacoli dedicati alla tragedia, sempre riscritti però in chiave contemporanea, perché lo scopo è quello. Un altro focus è dedicato al teatro di tradizione, a Viviani, Edoardo, al Varietà. Altri spettacoli invece sono dedicati ai concerti, sono 2-3 concerti, uno è un musical, una riscrittura di Shakespeare, ci sarà anche il Cyrano di Rostand, ci saranno spettacoli che partono dal burlesque e arrivano al cabaret. Ci sono tante scelte diverse che permettono poi al pubblico diverso estivo di scegliere un po' quello che sente più congeniale a lui. La quinta edizione di Classico Contemporaneo è stata presentata oggi nella Sala dell'Armeria del Maschio Angioino. Dal 7 al 27 agosto la rassegna organizzata dal Teatro dell'Osso sarà ospitata nel chiostro di San Domenico Maggiore all'interno del programma Estate a Napoli. Un numero sempre crescente di spettacoli, dunque, per un'offerta che, oltre alle sezioni tradizionali, introdotte anche dai rappresentanti delle stesse compagnie in cartellone, quest'anno propone anche un premio pensato per le realtà emergenti. Premio anche in denaro per finanziare una giovane compagnia che, tra le tante offerte proposte che ci sono arrivate, ne abbiamo scelta una. Questo progetto è una riscrittura dei Due Gentiloni di Verona di Shakespeare e andrà in scena al Classico Contemporaneo come debutto, ma poi al Tram in inverno, al Teatro Tram. È un modo per dire: noi non ci limitiamo soltanto ad ospitare spettacoli, ma anche a promuovere e incentivare la nascita di nuove energie, soprattutto giovani. Quello che io considero un piccolo gioiello di famiglia della Assessorato alla cultura e al turismo. Talento, coraggio, passione, perché offriamo ai cittadini di Napoli e ai visitatori un programma teatrale di altissima qualità. Lo facciamo con pochissimi mezzi, ma anche raggiungendo il massimo dei risultati, cioè un'offerta di importante qualità. Se pensiamo a queste due caratteristiche, davvero credo che io possa ascrivere con orgoglio questa offerta teatrale tra le cose più belle e significative che accadono a Napoli.